Le bandiere a lutto, il piccolo centro che si ferma, le due bare bianche che arrivano in chiesa a Castello di Godego, mamma Adriana che le segue, l'ultimo abbraccio straziante a Egidio Battaglia, il papà di 43 anni che non ha retto alla diagnosi di autismo del suo bambino, e al piccolo Massimiliano, 2 anni e mezzo appena, in centinaia all'interno e sul sagrato per affrontare un dolore che è di tutti e che i familiari, attraverso la voce di Eliana, cugina di Egidio, raccontano così. Questa perdita, che ha colpito la nostra famiglia come una tempesta, togliendoci stabilità e certezza, ha rimarcato l'importanza della presenza reciproca, quella vera, che trascende dalla richiesta d'aiuto e non ammette alcun tipo di giudizio. Egidio, rimarrai per noi figlio, nipote adorato, cugino, fratello maggiore al quale chiedere consiglio. Ci ritroviamo incompleti senza la tua persona, il tuo animo buono, la tua ironia, la tua professionalità lavorativa e la tua dedizione agli affetti più cari. Di te, Massimiliano, ci rimarranno i dolci sorrisi, le risate innocenti, la curiosità con la quale ti apprestavi a scoprire il mondo e la determinazione nel prenderci per mano e portarci dove volevi tu. Egidio e Massimiliano, la vostra presenza ha arricchito le nostre vite e continuerà a farlo. Nessun giudizio di fronte alle due bare, solo umana pietà per il gesto di Egidio. Prigioniero di una diagnosi mal comunicata o mal intesa che per lui era diventata un valico insuperabile. Un problema amplificato da questa nostra società che ha manomesso i concetti della normalità e li ha sostituiti con la ricerca di una perfezione che altera i contorni della vita e dimentica che anche i limiti sono importanti. Non avere paura dei tuoi limiti. E non aver paura neanche delle difficoltà che può incontrare un bambino. Perché anche se le valutazioni terrene muovono da una presunta normalità, tuo figlio non è mai sbagliato. Con la forza degli innocenti, quella del piccolo Massimiliano, si può chiedere tutto al Signore, dice Don Gerardo. Anche misericordia e perdono per un gesto che ci appare scellerato, ma sulla cui natura vede bene solo il Signore. L'uscita dei feretri, i palloncini bianchi lasciati andare in cielo, l'affetto che unisce una comunità, unica strada da imboccare per uscire dall'oscurità che ha avvolto tutti.